Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Questa volta abbiamo iniziato un po' la serie di subquest dopo essere stati nel patibolo del deserto, dopo aver attraversato il deserto Geld, dove abbiamo andati nell'arena dello specchio e abbiamo scoperto molte altre verità della storia di Hyrule. Sul fatto che Ganondorf è l'artefice di tutto questo e che Zante non è altro che un intermediario. Niente. Ora dobbiamo continuare le subquest. Aspetta, sto tizio per dirmi qualcosa. Se nulla del piccolo del borgo? Ancora non torno, nonostante che il ponte dell'entrata ovest sia aggiustato. Potresti andare a dare un'occhiata tu? Ah, forse ho capito di chi parla. Aspetta. Andiamo però in mezzo, non ci vede nessuno. Qua. Andiamo. Torniamo al borgo di Hyrule. Forse ho capito di chi parla, dobbiamo prima andare là. Sì, perché c'è una subquest che dobbiamo fare. Prendiamo umani. Nel borgo. No, questo non mi interessa. Levatevi dalle palle. Il borgo. Andiamo a sud. Questo forse diceva. Il padre non riesce più a trovare acqua termale da ormai da molto, per questo ultimamente va sempre al di là dell'entrata ovest. Anche se proprio là gli non smette di sospirare, potresti aiutarlo tu? In caso simile sarebbe meglio se parlassi col maestro del villaggio, ma con le gambe messe così non riesco ad andare da nessuna parte. Ah. Entrata sud. No, non è l'entrata sud, è nell'entrata ovest che dobbiamo andare. Aspetta. Qua non c'è niente. Per ora non possiamo fare niente qua. Aspetta. Dobbiamo andare... Frattempo lì... Possiamo portargli già le... Ma lo facciamo dopo perché poi devo trasformarmi in lupo e succede un casino. Aspetta, dove cazzo. No, questa è la strada che va a sud, ho sbagliato. È confusionaria sta piazza perché ha, diciamo, la visuale automatica. Vedi che dov'è. Andiamo a ovest. Tanto non ci sono mai andato in questa zona, mi sa. Però qua non posso fare niente attualmente, perciò torniamo di nuovo al villaggio calbarico. Avanti e indietro comunque mi ha rotto un po' i coglioni. Perfetto. Andiamo a riparlare di nuovo col tizio.
sai che devo... Aspetta, c'è qualcosa che non mi convince. Sto sbagliando qualcosa. Cos'è che di... Aspetta, ripariamogli. Il ponte è stato riparato, eppure il mio piccolo non torna al borgo. Potresti andare a vedere cosa è successo al coro del borgo? Che palle. Mi sa che taglierò, perché sennò... Mi è confusionare questa cosa, comunque. Torniamo di nuovo al borgo di Hyrule. Perché no, è che quando non giochi da tanto tempo non ti ricordi più niente. Che poi sto gioco non l'ho mai neanche finito. Neanche nella missione. Devo fare ancora nel file principale la... La missione, no. Aspetta. Proviamo a essere umani. Torniamo nella piazza centrale. Andiamo a sud, la strada meridionale. Parliamo col Goron. Qua è. Mio padre non riesce più a trovare acqua termale da molto, per questo ultimamente va sempre al di là dell'entrata ovest. Anche se proprio là gli non smette di sospirare, potresti aiutarlo tu? Così mi sarebbe meglio se parlassi col maestro del villaggio, ma con le gambe messe così non riesco a nessuno. Aspetta, c'è qualcosa che non mi convince in questa storia. Devo... Che abbia dimenticato qualcosa, che... Aspetta. Il ponte. Aspetta, andiamo un attimo. Prendiamo questo tizio, magari... Ah, tu dovresti essere quel tipo di cui la gente va parlando. Senti un po', guarda questa roccia enorme, sei arrivata qui per... Proposito, com'è, sei qua per caso, vuoi passare di là? Se bevessi dell'acqua termale diventerei forte come questa roccia. Ehi roccia, se dovessi avere dell'acqua termale dammela, ti prego, ok? Aspetta. Tanto lì c'è. Sì, in verità qui c'è pure un cofano che... Dovrei prendere, ma... Ah, aspetta un attimo. Ho visto qualcosa che non... Quella è Xenia. Che per qualche strano motivo sta in due zone diverse. Aspetta, no, siamo un po' lontani. Dobbiamo... Si fa un po' schifo la presa di sta cosa. Qualcosa che devo fare qua, forse, aspetta. Salviamoci il lupo, magari. No. Sì. Sì, dobbiamo... fare questo movimento. Purtroppo non è come in The Wind Waker dove potevi accostarti su queste strade strette, però forse meno per levarmi di dalle balle sto dannato cofano. Torna su, torniamo in formato lupo senza cercare di cadere, ok? Cosa c'è? 100 rubi, vabbè. Quell'altro come cazzo devo fare? Vedere quello è un problema. Ah.
lo so. Magari sto sbagliando qualcosa. Aspetta. Sì, lo so che non è il momento giusto per fare questa cosa, però... Non ho idea come pigliarla, quel... O per il momento non lo posso fare. Aspetta, però. Ah, però aspetta, c'è qualcosa che ho dimenticato. Qua forse dobbiamo fare qualcosa. Ah, ho capito. Ma bisogna avere tipo tempismo. Nel frattempo è calata la notte qua. No, quasi. Cazzo. Comunque ho capito. Ci devo provare. Aspetta, più avanti, che sennò sta cosa non si aggancia. È scesa pure la notte adesso. È difficile, purtroppo. No, non... Oh, ho sbagliato, affanculo. Quando... No, non voglio teletrasportarmi. Porca troia. Non faccio sta cosa almeno perché non la voglio più fare in futuro. Almeno per non tornare più in sto posto. Perfetto. E qua. C'è qualcosa che... Sto sbagliando qualcosa, a quanto pare. Scusate se sto perdendo tempo, ma... Voglio levarmi da addosso sta... Risaliamo di nuovo. Già, agganciare sto coso non è per niente facile. No! Quasi. Fanculo. Aspetta. Oh, finalmente. Altre 100 rupie. E vabbè. Almeno così finalmente mi libero di questo dannato screen. Nel frattempo torniamo nel borgo. Sì, ma io che come cazzo l'ho contatto sto tizio? Ma cosa, quello che devo fare? Allora qua... questa è la strada, quella occidentale. C'è là. Vabbè, almeno di notte non c'è nessuno. Ah, già che ci siamo, sai che faccio? Entriamo nella casa di Giovanni, questo tizio, almeno così lo rianimiamo. Visto che abbiamo 20 spettri. Ecco, adesso si può muovere. Evviva! Grazie a te, ora posso muovermi. Grazie, grazie mille. Vorrei regalarti qualcosa. Che ne pari questo? Gocce di fata radiosa. L'ampolla contiene... di acqua
sacra impregnata dalle preghiere della fata radiosa. Segnale B. Ok. Oh, puoi trovare altre nella grotta est del deserto Geld. Il mio corpo è ancora dorato, forse perché non hai riunito tutte le anime. Che strano. Forse c'era bisogno di raccogliere 60. Cagnolino, mi faresti piacere? Andresti a sconfiggere ancora qualche spettro? 38 fantasmi, ad esattezza. Tanto. Oh, beh, 30, già quasi la metà ne ho. Vabbè, usciamo fuori da qua. Cos'è che vuoi dire te? Sei stato tu ad aiutare il mio padrone, vero? Chiamo Rodrigo e sono il capobanda dei gatti. Visto che ora posso muovermi anch'io, vado a fare una passeggiata fuori all'aria aperta. Ah, praticamente era, come si può dire, era sulla sua testa e praticamente la maledizione avrà preso pure lui. Sento la voce di Giovanni proveniente da casa sua, ma chissà perché non riesce. Rodrigo non può uscire nemmeno oggi. A quanto pare tiene di più al suo padrone che a me. Tu che vuoi dire? Ah no, non volevo parlare con te. Ah. Questa è la prima volta che vengo in questo borgo. Sono venuto a cercare Luis, ma non so dov'è la trattoria. Sì, vabbè, con questo ci ho già parlato. Di solito la nostra combriggola si riunisce davanti a casa di Giovanni. Se il nostro capobanda Rodrigo non si fa vivo, come facciamo a fare la riunione? Tu invece? Ma che strana combinando Rodrigo in casa. Ha piovuto e per scavare terra è tutto fangoso. Prova a scavare sotto quel muro. Vabbè, grazie. Scusate. Ah, niente, questa è solo la cacca esplosiva. Fortuna che non c'è nessuno di notte, altrimenti ci sarebbero le urla. Andiamo al villaggio Caldorico. Troppo non so come devo andare avanti. Torniamo umani. Era ancora fuori. Aspetta che ci sono questi dannati uccellacci che mi devono rompere. Ah, via. Sì, di notte qui purtroppo ci sono tanti mostri. Aspetta. Nel borgo? Ma io non so cosa cazzo devo fare. Tu che vendi? La lanterna? Niente di quello che mi interessa. Andiamo a parlare con... questo è il negozio di bombe? Oh, sei tu. Ho completato il reparto di ordigni da me creati. Osserva bene quanto cade ma sordigno. Sì, adesso c'ho pure questi... Prendiamone 10. Vediamo se posso prenderne altre. Ah, ho capito. Perfetto. Minchia. Le marine costano. Aperto 24/24. Ah, già è vero perché... No, non volevo selezionarle. Ah, perché devo fare delle sub quest per tipo estendere tutte quante bombe posso portare.
Comunque, non so cosa cazzo devo fare, certamente. Aspetta, andiamo un attimo. Ah. Cos'altro devo fare? Aspetta. Ma sai che faccio? Prendo noi il cavallo. Lasciamo da. Andiamo nella piana. E qui ci sono un sacco di ciucciù. Andati blocchi. Aspetta. Andiamo in un'altra zona. C'è proprio il vuoto qua. Ah, già è vero, perché sono in un'altra area. Ecco, i movimenti non sono tanto preciso perché... Ah, uno spettro c'è. Anima di spettro. Che cosa c'è? Sì, non me ne frega un cavolo della rupia gialla. Sì, che palle. Inutili rupi. Ah, ci mancava solo la pioggia adesso. Che palle. Sì, questa è questa zona è piena di pterodattili. Quella era la grotta, però ci sono già stato tanto tempo fa. Questo cos'è? Un insetto. Monisco maschio. Ah, non ce l'avevo questo, perfetto. Aspetta, quanto abbiamo ora? Gli insetti. Ce ne mancano 3, 4, 5, 6, 7. No, la maggior parte le abbiamo ormai. Vabbè, le troveremo in seguito. Niente. Ma quella porta.
quindi sta pianura è proprio infestata. Ah, sta tornando tra l'altro. Mi ricordo che c'era un... un cofano sotto il ponte. Come ci arrivo? Forse non posso ancora fare niente. Dove è stato finito il cavallo? Va via. Via. È infestato di pterodattili. Sto posto. Per fortuna che la spada suprema è una spada potente, come si può dire. Non so neanche come. Vabbè, sto cazzeggiando. Per poco devo terminare pure la parte, perché già sono quasi 30 minuti. Va via. Bella l'Akbar. 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 Perfetto. Non ho idea dove sia dentro il cavallo. Vabbè, lo richiamerò con una... Nel frattempo liberiamoci anche di questi. All'Akbar. Ci vuole tempismo. È una mossa muscolosa. Ma va via. Sparisci. Allora, quanto cavolo di energia c'ha questo?
Sì, lo so, è piena di... Stico. Vabbè raga, termino qua l'episodio, sono già fatti 30 minuti. Il prossimo episodio di Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess continueremo... Vabbè, la sezione di side subquest, dove cercheremo di trovare il Goron che ci serve, dove praticamente gli dobbiamo dare l'acqua termale a uno perché si riprende. Ci si vede, ciao. Come diciamo in arabo? Marhaba.